Ho tolto la mia pasta madre, eccola qua, dal frigo già da una mezz'oretta. Ora tolgo la parte superiore se è un po' secca, altrimenti potete anche lasciarla. La metto da parte, poi ci farò qualcosa. Tolgo la tara e cerco, vado a staccare la pasta madre torcendola così, in questo modo, così la tiro fuori più facilmente. Eccola, ne è rimasto un pezzettino, adesso recupero anche quella. Pulisco, finisco di pulire il barattolo, così eviterò di lavarlo. Non lo lavo, se riesco a staccare bene la madre non serve lavarlo, vedete? Anzi, nel barattolo si rimangono i microorganismi che servono proprio per far fermentare il nostro lievito, è meglio. Bene, adesso ne metto da parte un po' e rinfresco soltanto quella che devo rimettere in frigo, così vi faccio vedere quanto poco tempo ci vuole. Ci vorranno 5 minuti, non di più, ma anche fossero 10, voglio dire. Allora, rinfresco soltanto 100 grammi, anzi erano 105 e quindi metterò 50 di acqua. Con l'acqua mi tengo sempre un pochino sotto, eh. Tranquillamente sciolgo con le mani senza usare frullatori, come ho visto, frullatori ad immersione addirittura, no, assolutamente no, la mia cucciola è abituata alle mie mani, quindi tutto a mano, così grossolanamente, non è che deve diventare tutto un liquido, eh? Vedete, già ci sono bollicine, anche se rimangono i pezzettini non importa. Dopodiché rimetto sulla bilancia, tolgo la tara e ora metterò 100 grammi di farina bio, mi raccomando, farina bio, questo perché se mettete una farina dove ci sono presenti, che so, sbiancanti e additivi, non otterremo i risultati buoni dal nostro lievito. Ok, tolgo la bilancia, continuo un pochino con il cucchiaio prima di usare le mani. Oh, che naturalmente devono essere pulite, lavate con acqua, senza creme, senza detersivo, senza sapone. Non sprechiamo niente. Ecco qua, adesso impasto un pochino così. E poi continuo sul piano di lavoro. Questo vi sto facendo vedere questo perché tante volte sento nei commenti: ma è meglio il liquori perché la pasta madre solida ci vuole molto tempo. Assolutamente no, ci vogliono 5 minuti. Poi qui calcolate che il tempo io di sistemare la telecamera, ogni tanto di staccare, ma sono veramente 5 minuti di lavoro. Naturalmente il liquori va bene lo stesso, non è che sto dicendo che non va bene il liquori, ma se è solamente per il tempo non è così, insomma. Io il liquori ce l'ho, ma non lo lascio mai 10 giorni, lo rinfresco comunque almeno ogni 6 giorni lo rinfresco, quindi. Poi un'altra cosa della pasta solida, la mia non sa assolutamente di acido, non ha un odore solo buono di lievito, quindi non è vero che anche questa cosa che il pane viene più acido fatto con la pasta madre solida che con il liquori, io questa cosa non la vedo, poi magari sbaglio. Una volta pronto ci faccio una croce, la classica croce che serve a controllare bene come si apre, come lievita, ma è una tradizione che ci portiamo dietro dall'antichità. Bene, il mio lievito l'ho rimesso dentro il barattolino, lo tengo fuori un'oretta e poi in frigo.